Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Piante contro Zombie Garden Warfare 2. Allora, con me c'è fratello Salinas. Ciao. Che non è mio fratello, però si chiama così. E poi c'è anche CreepRici24. Buonasera o buongiorno. Buonasera e buongiorno. Vabbè, in questo caso è sera perché la stiamo a fare il VD. Comunque, ragazzi, noi adesso stiamo giocando. Dobbiamo cominciare una partita in cooperativa. Guardate un po' su Isolo Suta. Giocheremo a normale, giusto perché non ci vogliamo fare problemi più di tanto in sto video. Solo amici, Isolo Suta pronti. E lo stiamo facendo perché, ragazzi, c'è una nuova sfida dalla community in questa settimana. La prima volta che capita, tra l'altro, che la sfida della community esce, che bisogna fare dei round, semplicemente completare dei round nella modalità cooperativa, operazione giardino oppure operazione tomba. In questo caso con le piante stiamo, quindi faremo operazione giardino. Allora ragazzi, per quanto riguarda, intanto oggi utilizzerò il tronco in fiamme, visto che non l'avevo mai usato. Cosa uso io? Qualcuno che si deve mettere il girasole e qualcuno che si mette magari il cedro, qualche cosa, insomma. Lo faccio io, devo livellare i fiori mistici. Ok. Allora ragazzi, io mo vi voglio dire una cosa che riguarda, che ovviamente sanno già anche Salina Serrici, che riguarda l'ultima abilità che è uscita, che era quell'abilità del fiorellino arcobaleno. Salina, stai sciogliendo il coso? Va bene se metto la pannocchia, che va bene. Va bene. Allora, per quanto riguarda quel famoso fiorellino arcobaleno, ora ragazzi, qua c'è stato una vera e propria un vero e proprio errore da parte della PopCap, perché innanzitutto non so per chi segue la pagina Twitter di Piante contro Zombie, comunque solitamente quando esce un'abilità alternativa che ha un senso, mo aspettiamo a mettere il coso qua, quando esce un'abilità alternativa che ha un senso, di solito, qua sta succedendo qualche crash, vedi, in modo dobbiamo aspettare che rientri, comunque, quando di solito c'è un'abilità alternativa, per alternative si intende non che deve cambiare graficamente, ma che deve cambiare proprio l'abilità, diciamo come funziona. Per esempio la multipalla che abbiamo visto, quella teleguidata di Super Zomb, di solito viene scritto sulla pagina Twitter. Questa volta non è stato scritto, non è stata scritta questa abilità al tempo giusto, ma c'erano stati solamente dei retweet di persone che avevano semplicemente preso l'abilità e magnate di che, dove si vedeva semplicemente questo fiore colorato, semplicemente così. Il problema poi c'è stato quando, se voi avevate notato ed eravate andati al negozio di Rux, notavate che l'abilità, la descrizione dell'abilità era molto fuorviante, cioè non diceva che l'abilità di questo nuovo, diciamo, girasole che voi mettevate per terra era in grado sia di curare poco e di sparare anche, che diciamo che è una via di mezzo tra il fiore ombroso e il fiore curativo che c'ha un normale girasole. Non so, tu che cosa c'hai adesso, quello normale? Sì. Ecco, quindi è un fiore come questo, arcobaleno, fa uscire dei soli credo più piccoli o forse con meno frequenza e spara ma fa poco danno. Comunque è diciamo una via di mezzo per gli indecisi. Ma ragazzi, io sinceramente, dovuto al fatto sia che la descrizione diceva un'altra cosa, la descrizione diceva che era un fiore solamente colorato, non diceva che faceva questa cosa qui, io non l'ho comprata. E adesso anche per colpa della PopCap, che non ha detto le cose come stavano, nemmeno con un messaggio su Twitter, quindi già due informazioni sbagliate, io non ho potuto comprare l'abilità e quindi farvela poi, tra l'altro, vedere. Vabbè, comunque usciranno delle abilità utili veramente, che hanno una loro utilità molto più seria rispetto a questo girasole, che comunque in ogni caso, a sentire anche gli altri, è piuttosto inutile.
è giusto una via di mezzo, anche perché cura poco, da quello che so io cura veramente poco il girasole arcobaleno. Allora ragazzi, vi spiego un po' il casino che è successo in questi minuti. Praticamente è crashato, se n'è andato via Salinas perché aveva dei problemi da sistemare, e ci hanno raggiunto Starman, ecco lui. Buonasera. E poi anche Dima, dopo l'età della pietra è ritornato anche lui sulla mappa dell'età della pietra, guarda caso. Salve. E lo possiamo vedere con la pannocchia leggendaria, che ancora vi devo far vedere perché io non sono riuscito a sbloccarla. Comunque, allora adesso giocheremo quindi qui. Chi vuole usare la bella stellina bella me la mette. Già, ok, sei. Perfetto. E niente, giocheremo questa partita a difficoltà normale. Voi ragazzi non avete preso l'abilità nuova del girasole, è così? Dico quella no. del fiore arcobaleno. No, vero? Non mi ispirava, eh. Vabbè, comunque, stavo parlando prima del fatto che comunque questa abilità ha avuto un problema, perché nella descrizione, quando la si provava a comprare, non c'era scritto che aveva un potere diverso. E anche sul sito della PopCap non era stata fatta nessuna menzione di questa cosa, come le altre volte invece. E quindi ha fregato tutti quanti, quelli che invece volevano avere, giusto per provarla, stabilità differente, diversa. Comunque, quindi, adesso pensiamo ragazzi a giocare. Allora, come possiamo vedere, io sto usando il troncone bello ciccione, che dovete sapere c'ha la diarrea, perché come vedete cammina così. E qua vediamo gli zombie. Allora, che cosa c'ha questo troncone bello ciccione? Allora, c'ha tre abilità. Innanzitutto questo scudo di foglia, che credo gli faccia subire meno danni mentre sta attivo. Sì. Lui ci ha fatto vedere il tronco. Però non l'avevo mai usato in una partita, non l'avevo mai usato. Quindi possiamo vedere questo scudo, che dura anche per un bel po' di tempo. Adesso si è disattivato in automatico. Poi abbiamo con triangolo. Intanto Dima mi spara. Poi abbiamo con triangolo questa abilità che diventa tipo Super Saiyan blu. Quindi tra l'altro è un puro Super Saiyan God. Super Saiyan God Super, quindi per due volte Super Saiyan. E vediamo un po' che spara e fa molto più danno rispetto, oltre ad essere più veloce, fa molto più danno rispetto alla versione normale. E poi infine c'è l'abilità che secondo me è la più utile, soprattutto per gli scontri ravvicinati, che è la bocca di fuoco. Voi non avete idea di quanto ci sono, si possono fare se avete il gruppone dei nemici vicini. Voi andate là, fate la bocca di fuoco e vedete, i nemici vedono appunto che da un tronco vengono ammazzati con questo fuoco in tanti proprio. Oltre a fare danni di fuoco, mi sembra che si fanno pure i danni di fuoco. Intanto qua dobbiamo fare una mini missione dove dobbiamo proteggere lo schiaccia zombie, ovvero questa pera obesa. Quanto è bella lei. Comunque, guardiamo che sguardo, proprio guardate lo sguardo intenso della pera obesa. Intanto qua si azzardano molto depotenziato il tronco, e facciamo ecco così. Diciamo anche giustamente il fatto che questo troncone è stato depotenziato, anche questo, così come la capra, è stato depotenziato all'incirca di 3 danni, diciamo, rispetto a quello che fa adesso. Quindi faceva 3 danni in più. Avevano visto che il rapporto alla velocità e al danno che faceva era troppo forte. Ma sì, le prime partite dovevi vederle. A parte il fatto, che ha più vita. Oh, è saldato per aria. A parte il fatto che ha molto più vita rispetto alla capra. E secondo me è, non lo so, io me lo vedo più che può fare più cose questo della capra, forse. La capra è più anche da supporto, perché velocizza gli altri, potenzia i danni degli altri, è più da supporto. Invece questo può essere considerato un assalto come classe, questo tronco. Un tank, come come si chiama, il fuoriclasse. Sì, ma andava potenziata la capra, perché è scarsa. Lo so, la capra rispetto al tronco credo che sia un pochettino più debole. La capra punta tutto sul fatto che devi saperlo usare nella velocità. Intanto facciamo altro fuoco. Bisogna usarla nella velocità, perché altrimenti camminare in continuazione, perché altrimenti non si può fare granché. Voi mai avete fatto caso che fate un colpo critico allo zombolino, vi è scritto tipo 50, quindi tenete conto che ha 75. Di regola con due colpi lo dovreste uccidere, invece no, perché esce scritto 50, ma in realtà quello ha subito di meno in rapporto alla sua vita.
Quindi non ho ben capito com'è che hanno diciamo strutturato sto fatto dei punti vita. Io comunque ho notato, ragazzi, più delle volte scende molto velocemente anche la vita di questo troncone. Intanto adesso vediamo che cosa esce. Esce un gigante normale e 250 monete. Beh, no. Orda boss. Mi stavo ad aspettare qua invece. E facciamoci, diventiamo Super Saiyan. Ci incazziamo come se non ci fosse un domani. Eccoli. Quante botte, guardate, 4-4-4-4-4-4-4-4. Questi sono i voti che danno i professori della scuola superiore. Allora, infatti danno sempre 4 danno, non il 5, il 4, proprio perché ti devi impiccare per le palle. No, sento, vediamo. Creep, tu come ti trovi con il quel girasole? Ce l'hai livellato, quello so che è buono come girasole, era forte sull'uno. Il fioralino. No, l'acqua. Vieni qua, porco Dima, Dio. Dima, vieni qua. Sì, ma è uscita l'acqua. L'acqua, da dove è uscita l'acqua? Dalla bottiglia. Come l'acqua dalla bottiglia? È uscita l'acqua. Ah, qua intanto possiamo vedere, queste sono i denti dello squalo, del film Lo Squalo. Queste invece sono le case dei Flintstones, come si può ben notare. Quello è il vulcano, lo Stromboli è quello. Queste invece sono le palme di Madagascar, il cartone del film d'animazione. Queste sono invece le foglie che si mangiano, guardate i drogati, guardate le foglie che mangiano i drogati. Mangiano, vabbè, se le fumano i drogati. Insomma, quello che fanno non ce ne frega. E quelle sono le uova di pterodattilo, gigante, così grosse sono. Le uova di struzzo. Sono le uova di struzzo, guardate un po' che cagata, ragazzi, guardate che cagata. Oh, tirato una mezza laggata. Mezza, proprio... A metà. Non completa, a metà. Perché noi facciamo tutte le cose a metà. Ecco perché vediamo i 4. Ragazzi, guardate, do i 4 e i 5. Cioè, sono proprio un professore cattivo. Guardate, ho dato un 6. Attenzione, Dima è a terra. Il re è a terra. Qualcuno che lo vada a curare. Dov'è Dima? Dov'è Dima? Mamma mia, quando vanno le bruciate tutti quanti. Dovete morire di diarrea. Vieni qua, vieni. Ragazzi, morire di diarrea è la cosa più brutta che non ve l'auguro mai. Ti senderia proprio cacchi com'è. Cioè, la maledizione di Montezuma, che alcuni dicono la maledizione di Montezemolo, ma quella è un'altra cosa, ragazzi. Allora, poi andando vediamo lo spaventorcino, che come possiamo notare, le sopracciglia dello spaventorcino stanno sopra la capoccia anziché stare sopra gli occhi. Cioè, è strana sta cosa. Comunque, mi stanno a stuprare in massa. Qua vediamo monete che rubo, perché vanno a ruba. Io vado a rubare in tempo libero. E, tutti al vulcano. Guardiamo il vulcano qui. Devo dire che questa mappa è la mappa che mi piace di più graficamente. È carina. Diciamo che è carina. La maggior parte degli scontri qua ci stanno dentro il vulcano, e soprattutto da quella parte, da quella zona dove sta la grande apertura anche da sotto. Qui diciamo che ci sono, ma non troppo. E la parte, secondo me, di questa mappa, voi mi potete pure confermare, dove si gioca proprio di meno, è la parte proprio dove stanno le ossa, dall'altra parte della mappa. Diciamo che ci sono poche mappe di questo gioco dove i giocatori giocano un po' dappertutto, e sono proprio rare. Questa è una di quelle mappe dove si gioca in un buon 60% della mappa, diciamo così. Ma da quella parte, più che altro, dalla parte dove stanno le ossa, non si gioca granché. Ma le mappe dell'uno non le batte nessuno. Ha fatto pure la rima, vedi? Le mappe dell'uno non le batte nessuno. Il 2 può essere bello quando sta arrivando una gigantesca orda. Mo' è uscito. Saranno qua, tutti zombie piccolini. Qua dove sto io, mamma mia, lo ci sono. La strage.
Intanto siamo arrivati all'ora da 8, però voglio ricordare i nostri amici che ci seguono da casa oppure da scuola, si spera di no a scuola perché altrimenti vuol dire che non state seguendo la lezione. Poi vabbè, se è la pausa non me ne frega niente. Comunque diciamo che ricordiamo che stiamo giocando a livello di difficoltà normale perché mi rompevi i coglioni di mettere a passo in generale. Però non significa che noi non siamo capaci di farla a pazzo, perché l'abbiamo fatto un saccaccio di volte e voi lo sapete. E non sapete quante altre volte l'abbiamo fatto in fuori onda, perché noi siamo tipi che non ci piace andare al mare. Allora, qua intanto vedo Starman che tiene il cappello di Halloween, si è vestito da spaventapasseri. Anche tu c'hai quel cappello. Sta facendo le famose stragi che non si capiscono. Oh, perché uno le fa e poi non le capisce. Tra l'altro siamo in periodo dove si parla di ebrei, quindi quelle sono proprio le stragi che non si capiscono. Quindi vedi, è tutto diciamo contemporaneo, cioè è tutto che si riprende poi nelle cose. Allora, là intanto c'è un soldato, qualcuno lo vuole fare fuori? Ok. Appena l'ho detto, lo fa. E intanto io rubo, ma credo che le prendete pure voi queste cose, no? Sì. A posto. Intanto ricordiamo che voi potete anche parlare, potete dire quello che volete, eh? Ritardate in fiamme perché stanno le vostre voci registrate, quindi. Qua intanto vediamo i saldatori. Oh, questa orda non l'avevo la prima volta che la incontro. Allora, non è facile. Ci sono talmente tante combinazioni che possono uscire di orde speciali che io tutte non le ho mai viste. Questa è una che per esempio non avevo mai visto. Anche perché di solito non si gioca tantissimo in cooperativa. Ok, nel culetto, vabbè, gliel'ho sparato. C'era anche questa orda, c'era anche in Garden Warfare 1. Ah, vedi. Mi rode il fatto che non già l'attacco corpo a corpo, abituato a Battlefield, a prendere palate ai nemici. Vabbè, non hanno pensato. Anche perché tu avresti dovuto spaccare una pannocchia in testa alla persona, diciamo. Ok, siamo arrivati alla fine, vediamo un po' che cosa succede. Va bene. Va bene. No. Jackpot, dammi un bel jackpot. Salina se l'è entrato. Jackpot! Entra Salina se ci dà jackpot. Vai. Ma hai fatto il video? Attenzione, lo stiamo facendo. Attenzione, no. La puttana di tua madre. Di nuovo l'ha fatto il bastardo. Di nuovo l'ha fatto. Guarda lui. Super Orda Zombie Disco. Ma qua mi sa che c'è i soldi, perché ho visto che sbrilluccicava tipo Zombie Disco. Allora ragazzi, dobbiamo far fuori, avete visto pure la Super Horde c'è uscita, quindi mo dobbiamo far fuori questo grandissimo frufru. E dobbiamo fare il culetto. È uscita una Super Horde boss, Alina, tu non avevi bisogno delle Super Horde boss, l'avevi fatto. No, mi serve. Vedi, la sfiga proprio, la sfigaggine. Intanto possiamo ammirare come Lord Dima viene tartassato. Arrivo. Dima è morto. Arrivo. Bisogna curarlo. Madò, quando uno dice quella frase io penso a male. Oh! Aiuto! Stupro minorile! No! Quale frase, Fra? Stuprato malamente. Tu hai detto vengo. Non si dicono queste cose. Hai detto Ekime, non avevo sentito l'Ekime, è molto importante quella premessa. Intanto vediamo ragazzi questi zombie ballerini con i baffi. C'hanno i baffi gli zombie ballerini. E poi non è colpa mia se ci sta il doppio senso per ogni parola che dico. Sì. Ok. Io faccio una partita. Perfetto ragazzi, allora abbiamo finito. Abbiamo finito di fare sta sopravvivenza del pene. Adesso vediamo un po' dove arriverà il nostro bel, ecco, la nostra bella zona di atterraggio. Dove sarà? Vediamo nella zona delle ossa forse. Andiamo di lì. Intanto possiamo ammirare il resto di questa mappa, che è molto carina. Là intanto possiamo vedere la casa sull'albero, cioè nella pietra più che altro, vabbè.
E qui vediamo la zona che vi dicevo prima, dove stanno le ossa. Questa cosa mi ricorda molto il Re Leone, per chi sa il Re Leone, lì ci sta il cimitero con le zanne degli elefanti. Io ho fatto la sveglia di mio fratello. Dei mammuti, con le zanne dei mammuti. Qua andando vediamo il pesce che ogni tanto esce e si fa un saltello cretino. Qua vediamo Starman, gli altri che arrivano a velocità di diarrea, è veloce. Si può andare a fare una sopravvivenza con tutti i pannotti, ma... Ecco qua, ha tirato pure il burrone, che non è quello dove si cade, ma è il burrone là, è quello grosso. Allora, intanto bruciamo. Morite male, tutti dovete morire. Cioè, qualcuno qua ha scorreggiato, era un fante. Un ventilatore ambulante. Mancano 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno! Giusto! A proposito, buon anno a tutti quelli che non sento dall'anno scorso, quindi a Dima e a Starman. Buon anno, fra. Questo sarà il video degli auguri 2017, attenzione. È proprio il backflip. No. Intanto abbiamo fatto 39.258 money. Oh, il 360, signore, il 360. Per l'orda Giacone. Allora adesso vediamo un po' negozio di figurine, se magari mi dà qualche cosa, così almeno esultiamo. O insultiamo, dipende da quello che si aprirà. Allora, insultiamo perché è uscito Set Scienziato Missilistico di Gemme. Sì, perché sto gioco deve far uscire di gemme, di diamanti, di rubini, di cazzi. Tutto deve uscire. Set Spazio Retro d'Argento, Set Alchimia di Tua Madre e Set Briganto. Almeno questo qua è sensato, perché almeno c'ha la faccia sparata, quella che vorrei fare io a qualcuno. Ok, sul ghiaccio. Allora, 40 minuti. Allora, vabbè, il Nico doveva vedere il coso. Comunque, ragazzi, ci risentiremo in un prossimo video nel futurismo. Certo. Spero che questo video vi sia piaciuto e non vi sia dispiaciuto. E ci rivediamo ad un prossimo video. Ora adesso, se volete salutare, salutate in coro. 1, 2, 3. Ciao. Diciamo che è un coro desincronizzato, diciamo alla cazzo maniera. Va bene.